chiederti di mettere in classifica le prime 5 partner televisive con cui ti sei trovato meglio. Benissimo. Livia Azzolini. Livia Azzolini. Quindi prima Mara Venier, Paola Saluzzi, Eleonora Daniele, Monica Maggioni. Monica Maggioni che poi di carriera ne ha fatto. Ammazza, ora purtroppo è sparita in una stanzetta della... Senti, non hai mai pensato a un Luca Giurato Channel? Cioè, Channel addirittura. Sì, un palinsesto giuratizzato, diciamo, a far da collante a un canale un po' tutto tuo, di tra news e intrattenimento. Non ti è mai venuta o hai mai avuto una proposta di questo genere o la voglia? No, purtroppo. Sto pensando invece a una piccola rubrica personalizzata. Ho i contorni, ma ancora non mi viene in mente la sostanza giusta. Da fare dove? Su... Da fare su qualche rete satellitare, su qualche... Da fare su un... No. Da fare in Rai, in Mediaset. Ho il titolo, Attenti al matto. Che forse era anche una canzone di Pippo Franco. Davvero? Beh, c'era, non era il titolo, ma c'era un pezzo dove lui faceva Attenti al matto. Questo non attenti al matto. Allora, come vogliamo sistemare? Non lo so, ma Attenti al matto lo puoi usare come lo titolo. Posso usare Attenti cioè, al matto. Ma il titolo non era Attenti al matto, il titolo del pezzo. Vabbè, era questo refrain. Pippo Baudo, che io, è Pippo Franco, che io stimo, scrive al giornale dicendo giurato, gli dico, benissimo, perché non vieni pure te? Una rubrica di, mi hai detto, di che tipo? Una rubrica di... Una rubrica di attualità e di satira. Il contenuto è ancora tutto da inventare. Da definire, i contorni sono ancora da definire. Sui social non ci sei? No, mi sono levato tanti anni fa. Perché ne hai... Guarda, ti dico, mi accorgevo che mi monopolizzavano, si dice sì, gran parte della giornata. Era un meccanismo diabolico dal quale era difficilissimo distrarsi, vogliamo dire. Spariti dalla mia vita, eccomi qua, in ottima forma fisica e mentale alla vigilia quasi degli 80 anni. Degli 80 anni. Hobbies, passioni hai? Che c'hai qualche... qualcosa che fai la mia passione più importante è il nuoto che hai quando sempre praticato sì, lo pratico da quando sono bambino grazie a un calcio nel culo che mi dette mio zio Andrea fratello della mia mamma eravamo al largo in pattino a Viareggio. A un certo punto lo zio, vedendo le mie incertezze, mi mollò un calcio nel culo e io finii in acqua. Cavolo se me la sono cavata bene, nuotando fino a riva. È andata male solo allo zio Andrea, la mia adorata mamma aveva visto tutta la scena. E per poco il suo fratello birichino non finiva annegato. Come si può dire che quasi lo menò la mamma? Come beh, che insomma ha rischiato la vita. Io non ho mai visto mia madre così incazzata. Dopo il nuoto, la marcia. Vivo a due passi da Villa Borghese, che è il posto ideale per correre e camminare. Sono stato un grande sportivo, calcio e soprattutto
tennis e poi golf. Preferiresti essere ricordato per i tuoi trascorsi cartacei, della carta stampata, certo, della, o per quelli televisivi, per il Luca Giurato? Io personalmente. Ovviamente quando giro per Roma sono fermato per la mia esperienza televisiva, che assolutamente non rinnego. La cosa che mi manca di più professionalmente è scrivere la nota politica quotidiana per la stampa. Preferirei essere, personalmente mi piacerebbe essere ricordato di più per questo, purtroppo, ma sai anche che è impossibile, ma oggi è praticamente impossibile. E il complesso di essere vissuto un po' come il Luca Giurato Mattacchione, sì, eccetera eccetera, non l'hai mai avuto, nel senso, con i trascorsi solidi, robustissimi che hai, questo fatto di risultare più noto alla gente per i tuoi trascorsi televisivi, sì, ti ha portato un po' un complessino, non inteso come... No, vai tranquillo. Oppure no? Cioè hai... Sono sincero, un pochino mi scoccia. Mi piacerebbe che quando vengo fermato o ricordato o citato, ancora sono vivo, o citato, facessero tutti come ha fatto Barbara D'Urso quando mi ha invitato nella sua trasmissione. Barbara disse: le gaffe sì, però voglio ricordare che Luca è un giornalista con le palle, sta agli atti, ha scritto per la stampa, ha diretto il GR1, è stato vice direttore del TG1 e ha condotto tantissimi anni Uno Mattino. È stata una delle più belle, è stata forse la più bella intervista televisiva che ho fatto nella mia vita. Dalla D'Urso, che poi spesso a volte viene attaccata invece proprio, sì, perché... Questo è testuale, stata. Sei mai stato raccomandato? No, assolutamente no. E ne vado orgoglioso.